Masters, i dominatori dell'universo. He-Man, He-Man, Masters of the Universe, i dominatori dell'universo. Ciao amici e amici, oggi un piccolo video per vedere insieme questo inserto che ho trovato su Topolino dedicato ai Masters of the Universe, l'attacco guidato. Queste erano cose particolari, ne erano usciti forse due o tre o quattro, non so più, io dovrei averne un paio. Perché erano carini? Perché di base erano dei micro fumetti, ma veramente 3-4 pagine, e poi c'erano i giocattoli, ci facevano vedere i giocattoli. Diamo un'occhiatina insieme. Masters, i dominatori dell'universo. Nella cittadella del serpente, la nuova roccaforte di Skeletor, Basoff è incatenato e Clawful lo interroga. Parla, Moscone! Mai! Ma He-Man e Fist accorrono in suo aiuto. Non avresti dovuto osare! Fuggi, dannato! Fist con il laser di Strider blocca Clawful. He-Man libera Basoff. Skeletor si lancia allora con Rotom su Fist. Ma He-Man, più veloce, col suo Dragon Walker, contrattacca Skeletor che fugge. Il bene ha ancora trionfato. Masters, i dominatori dell'universo. Allora, vedete che qua avevamo anzitutto questi disegni che erano molto belli, rispecchiavano piuttosto bene i giocattoli, erano, devo dire, abbastanza fedeli nel più piccolo dettaglio, così a occhio. Vedete che comunque il volto di He-Man è molto molto simile, lo scudo è uguale, l'ascia è uguale, la bipenne, scusate, la cintura arancione, persino il bracciale non colorato. E niente, qua avevamo He-Man che diceva: forza Stratos, indicami la cittadella del serpente. Vediamo un po' cosa succede. Ecco, qua vediamo la cittadella, bellissima, fatta piuttosto bene. Dunque, questa è una vignetta doppia, vedete che qua abbiamo Skeletor. Stratos dice: presto He-Man, da questa parte, stupido piccione, ti farò una brace. Ora che ci penso, potevo farvi la voce di He-Man prima, tipo: forza Stratos, indicami la cittadella del serpente. Ecco. Io, He-Man. Ecco, vabbè, si fa per ridere. Poi qui abbiamo nuovamente Skeletor. He-Man, assaggia questo intanto. Insulso, ti ridurrò in briciole. Ecco, perché erano carini? Intanto erano fedeli ai giocattoli, quindi potevamo proprio immaginare di giocare in questo modo, di inventare delle storie. Stimolavano la nostra immaginazione. Queste sono cose che purtroppo si sono perse. Bastavano veramente 3-4 vignette per esaltarci, perlomeno io mi esaltavo, non so voi. Tra l'altro che bello vedere la cittadella così, col suo colore rosa inquietante. E vedete, qua infatti ci mostravano i giocattoli, era come per dire: hai questi giocattoli? Fatti questa bella scenetta, puoi giocare in questo modo, puoi creare delle avventure. Ti stiamo dando un'idea di background, di storia, di quello che può succedere su Eternia con i personaggi dei Masters. Che bello. Tra l'altro, ripeto, i disegni erano piuttosto belli, fatti bene, e credo fatti per Topolino, credo. Poi la cosa interessante inoltre è che avevamo una parvenza di catalogo. Allora, qui bellissimo logo dei Masters, He-Man con Battle Cat, ecco, con tanto di prezzi e descrizione. Guardate che interessante, He-Man con armatura da battaglia sulla tigre corazzata, 29.500 lire. Quindi questo era un gift pack con He-Man e Battle Cat insieme. He-Man con la sua magica armatura autoriparante cavalca sicuro la tigre corazzata. Il poderoso felino ha l'armatura staccabile e non teme veramente nulla. Poi, guardate, c'è tanta roba qui. Qui avevamo un altro gift pack. Io questo ho avuto la super fortuna di averlo da bambino. Era Strider con Fisto, anzi Fisto su Strider. Lire 32.500. L'eroico lottatore dal pugno d'acciaio, dominatore degli scontri corpo a corpo, cavalca qui il fedele Strider, il cavallo con armatura da guerra dotato di raggi laser per proteggere il suo padrone. Che bello. Belle foto che ci invogliavano a comprare i giocattoli, ovviamente. Poi qui, Man at Arms, 12.000, mai pagati così tanto i Masters. E il più grande gladiatore, gladiatore! Vi ricordate cosa vi dicevo? Man at Arms era il grande gladiatore, non era un inventore baffuto, ridicolo e brutto e pacchiano. Un combattente pronto ad obbedire agli ordini di He-Man, senza discutere e con tutto il suo impegno. Il suo braccio è corazzato. Che bello. Poi qui ci presentavano Basoff, che carino. Basoff, lire 12.000, l'eroica spia dal cielo ha grandi occhi che gli permettono di vedere anche da grandi distanze. Ha ali mobili ed un grande coraggio. Basoff è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti. Quando è uscito all'epoca ero rimasto veramente incantato. E poi qui, Capperi, il castello del Teschio Grigio. Guardate che robetta. Guardate com'è sexy.
Il castello del teschio grigio, Castle Grayskull, lire 49.500. Una fortezza di potenza e mistero con segreti tutti da scoprire. Ha un ponte levatoio, celle sotterranee, trabocchetti ed ascensore per permettere a D-Man e i suoi amici di difendere la libertà di Eternia. Bellissimo. Ma non è finita, c'è ancora un sacco di roba qua, guardate che bello. La cittadella in tutto il suo splendore. Ragazzi, gira gira, ma questa è sempre la cosa dei Masters che mi piace di più, la cittadella del serpente. No, cazzo. Allora, 89.000, io questa mi ricordo non l'avevo assolutamente pagata così tanto. E la roccaforte di Skeletor, un lugubre castello dove le forze del male hanno preparato botola e trappole per i men ed i suoi amici. Un microfono speciale amplifica e distorce le voci dei malvagi per terrorizzare gli intrusi. Che giocattolo strepitoso. Poi qui abbiamo Skeletor. Allora, con armatura da battaglia. L'indiscusso sovrano delle forze del male. Perché 14.500? Più degli altri? Boh, vabbè. Il peggior nemico di Men e della pace di Eternia, oggi con una nuova armatura magica capace di tornare nuova pure dopo aver subito due ammaccature. Ecco, beh, questa storia la conosciamo bene. Poi vediamo, qui abbiamo vari veicoli, abbiamo Roton, Skeletor con armatura da battaglia su Roton, quindi ci indicava il personaggio e il veicolo separatamente, e un'arma dalla tremenda forza distruttiva, le sue pale rotanti possono annientare qualsiasi ostacolo o resistenza. Il veicolo d'assalto indiavolato di Skeletor dispone inoltre di due mitragliatrici laser. Qui avevamo i Men su Road Reaper. Tra l'altro qui ci dice armatura da battaglia, ma non è i Men con armatura da battaglia, è i Men normale. E il mezzo più veloce di Eternia, il potente sfrecciastrada di Men con una spaventosa testa da guerriero sopra la ruota anteriore. Per guidarlo è indispensabile allacciarsi le cinture, quindi allacciare le cinture. Si sale sul Road Reaper, davvero un bel veicolo questo qua. Qui avevamo Webstore. Allora, Webstore è il diabolico uomo ragno, capace di arrampicarsi con la sua tela anche sulle pareti più ripide. Con il suo aspetto terribile, è un abile incursore, armato tra l'altro di un mitragliatore laser. Ecco. Poi c'è il Dragon Walker. Bellissimo, questo l'avevo ricevuto in regalo dalla mia cara nonna da bambino. Dunque, Imen, l'uomo più potente dell'universo, indossa oggi una magica armatura da battaglia capace di tornare nuova durante le battaglie. Ah, devo aver fatto un errore per quanto concerne il riferimento delle foto e dei vari tipi di Imen. Vedete che qui l'armatura da battaglia, la Battle Armor, ce l'ha. Vabbè, niente. Comunque, il suo veicolo d'assalto è Dragon Walker, il drago mobile che avanza a passi da gigante spazzando via tutto quello che incontra. Ecco, bellissimo, davvero bello. E poi qui quella mezza sega rompiballe di orco. Allora, l'eroico mago di corte, più simpatico degli amici di me, non ha armi ma conosce mille trucchi. La sua capacità magica lo rende quasi invulnerabile. Ecco, se avesse la capacità di sparire definitivamente sarebbe molto bello. Bene ragazzi, con questo ho finito. Spero che vi sia piaciuto questo mini video con l'insertino dei Masters. Tanta roba, tanto bello, tanti ricordi, tante belle cose. Alla prossima, ciao! We'll be right back.